microbiologo dell'Università di Padova, è stato ospite di Corrado Formigli all'interno della trasmissione di approfondimento Piazza Pulita sulla 7. Il professore ha bocciato la strategia delle zone a colori e si è detto preoccupato per le varianti Covid fuori controllo. Crisanti è stato abbastanza chiaro nella sua esposizione e non ha risparmiato toni allarmistici. Innanzitutto si è espresso sulle zone gialle. Le zone gialle non funzionano. Non è che i ristoranti non sono sicuri, è il nostro comportamento a non essere sicuro. Se a un ristorante si mettessero limitazioni sui nuclei familiari che ci possono andare al limite, si potrebbero anche tenere aperti mezza giornata. È pericoloso quello che facciamo e in questo modo diamo la possibilità al virus di trasmettersi. Una possibilità potrebbe essere quella di regolare l'accesso ai ristoranti piuttosto che chiuderli. Però bisogna prendere dei provvedimenti e poi le regole che imponi devi farle rispettare. Continua dopo la foto. Poi ha fatto riferimento ai vaccini e ha aperto alla possibilità di fare le prime dosi a tappeto rinviando la seconda. I risultati hanno dato ragione al Regno Unito. Ma attenzione, è stato un esperimento sulla popolazione. Si sono presi una responsabilità importante. Questa volta è andata bene, ne siamo contenti, facciamolo anche noi. Ma non può essere un precedente per qualsiasi cosa, altrimenti i protocolli e l'autorità regolatorie non valgono più niente. Continua dopo la foto, quindi, a proposito delle varianti, è stato lapidario, nel giro di una settimana rischiamo 30. .000 contagi al giorno con la diffusione della variante inglese del Covid, ha detto Crisanti. I dati ci raccontano l'attività della variante inglese, che ha una diffusibilità non paragonabile a quella del ceppo originario. Ancora sento parlare di aperture. Sono proposte assolutamente non realistiche. Quando abbiamo misure restrittive, come zona rossa o zona arancione, i contagi calano e riparte il dibattito su come riaprire. Continua dopo la foto, ritiene necessario prendere decisioni immediate per evitare una catastrofe. L'Inghilterra da 8 settimane è in una sorta di zona rossa rafforzata, quasi tutti i negozi chiusi, bar e pub chiusi e solo attività di asporto. Noi siamo passati da 10.000 a 20.000 casi in 5 giorni. In Inghilterra hanno impiegato 3 a 4 settimane per passare da 10. .000 a 70.000, è una cosa seria, ha concluso. Pubblicato il 26 febbraio 2021 alle ore 13.33. Ultima modifica il 26 febbraio 2021 alle ore 13.33.